Buongiorno a tutti e benvenuti in questo Vlogmas! Campane di Babbo Natale! Sono in un mega outfit di Natale, adesso dopo ve lo faccio vedere. E sono molto contenta di iniziare questa cosa dei Vlogmas. Ovviamente non sarà che tutti i giorni pubblico un Vlogmas. Hola, muchas gracias, aficionados! Sì! Li pubblicherò un po' soltanto quando farò cose natalizie, come oggi, perché oggi andremo a fare l'albero a casa di un nostro amico che, ragazzi, conoscete benissimo, ovvero il grande Jacques Georges, il grande pittore. Quindi oggi andremo a casa di Jacques Georges a fare il suo bell'albero insieme a tutti i nostri amici, faremo una merenda di Natale e io, ovviamente, felicissima, appena io sento la parola Natale le mie orecchie si drizzano e i miei occhi si illuminano. Adesso vi faccio vedere l'outfit di Natale, perché merita. Con il gentile aiuto del cameraman Nico mi sono fatta un bell'outfit da Babba Natala, con anche il cinturone, tutto questo tartan natalizio. Poi, ragazzi, dettaglio dell'orecchino di Babbo Natale. No, vabbè, che sciccheria. Sì. Che sciccheria. Spero, ragazzi, che vi piaccia il mio outfit di Natale del primo Vlogmas. Eccoci qua, stiamo facendo l'albero, ragazzi, siamo all'inizio, il nostro Jacques Georges. Cosa dichiari sul Natale? Per i miei quadri contattatemi in DM. Ah, con l'occhiolino finale, certo. Qua abbiamo altre decorazioni, un po' di vinello, che prima volevo fare il video alla spesa mentre lo compravo, ma non sono brava a fare i vlog. Ah, succo d'uva, è sempre lui, quello dell'ultimo video. Biscotti della nonna G e torrone alle mandorle, tenero, mi raccomando. E riso in bianco scondito. Riso in bianco scondito, esatto. Scusa, non metti, ti stai incastrando. Poi abbiamo un bellissimo mandarino natalizio. Tanti mandarini. Cheers con un bel succo d'uva. Chi è che altro mi fa un cheers? Ma amore mio, te sei sempre una sicurezza. L'albero sta andando avanti solo grazie alla Camilla e questo abbiamo appurato. Anche per già. E niente, io e la Laura abbiamo il cappello di Natale. Adesso faccio una ripresa brutta. Eccomi qua col cappello di Natale. Torroni, biscotti, insomma, più Natale di così non si può. Mancano solo le palline. E la stella. E la stella. E la stella? Era un po' di giovani informati. Ah, i testoni, esatto. Ale sexy che guarda la palla, che scruta la palla. L'albero sta prendendo forma. Dran-dan-dan. Le palline più belle, queste brillantose, ovviamente. Ovviamente, che dire, anche questo cuore di angelo mi piace. E qua abbiamo la magica stella. La magica stella che presto verrà messa. Cristo, Cristo, Mary, Mary. Cristo, Cristo, Mary. Basta, non voglio portoghese in casa mia. Non ti permettere. A Natale no. Devi assorbire le sue tradizioni, no. Giacomo. Allora, io a Natale ascolto musica brasiliana o mettevamo musica classica, non so perché. È una cosa molto da borghesi. Sai chi assorbe la torta a Natale? Lei, i tortellini, basta. E Giacomo. E la salsa verde. Questa stupida vergine, basta. Questa stupida vergine. Buon Natale. No, non sto più guardando le persone attaccare se ne hai bisogno. Saluta chi non c'è più, che è Natale, se è Natale anche lassù. Mille abbracci, è Natale anche per chi indossa solamente le stracci. Eccola! Ma perché? Tutti sì, tutti insieme, di loro forte con il cuore. Ti voglio bene! Ehi, ehi, dai! Sì! Ehi, a Natale puoi! Ricopri quel soffitto della siepe, con la siepe, serai la pace del mondo, serai la pace del mondo, e ricorda che Natale è ogni giorno. Non puoi fare mai! Non si può si ricciucare perché recuperiamo, ma la cena recuperiamo. La stella no. È stata messa. No. E quindi. Ma che bello! Ma che bravi! Spegni la luce. Santa Claus is coming to town. Ehi, hey, hey. Santa Claus is coming to town. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi.
Ehi. Comunque, sì. Oltre all'albero vero c'è anche questo qua piccolo. Quest'anno poi uscire. È tutto raggrumato. Tutto raggrumato, okay. Davvero. It's time for cioccolata calda. Guarda che questo è un plagio, eh. No, cos'è il metaverso? Io e a tavola col nutrizionista siamo tipo wow. Ho fatto cioccolata calda, apro cioccolata calda. Ale, fammi un cheers con la tua bevanda calda. Yes! Buongiorno a tutti. Guarda la mia voce, com'è rinata. Ma chi era rinata? Comunque la mia voce sta rinascendo. Oggi 8 dicembre, ragazzi, giorno dell'Immacolata, giorno dell'albero. Ci siamo appena svegliati all'alba, cioè all'alba per essere un giorno di ferie. E stiamo facendo colazione, pronti per fare l'alberello insieme anche alla mamma che si è nascosta. Vabbè, programma di oggi. Albero a casa mia, albero a casa della sorella di Nico, pomeriggio albero a casa di Nico. Direi che programma migliore per l'8 dicembre, secondo me, almeno non c'è. Una buona colazione con una bella tisana per sbloccare il mio naso. Una bella torta di mele. Tisana, tra l'altro, a mele cannella che spruzza Natale da tutti i pori. Ecco il primo pezzo di albero. Stiamo già sclerando per metterlo bene. Qua ci sono tutti gli scatoloni con tutte le cose natalizie. Siamo pronti! Mais, tu sei pronto per l'albero? Qua siamo all'opera, stiamo aprendo tutte le foglie dell'alberone. Dopo vi faccio vedere quanto è enorme e andrà qua, al posto della casa di Mais. Il proprietario dell'albero è già sotto, ciao! E zan zan zan, l'abbiamo tutto montato. Guardate quanto è alto rispetto a Nico, che ride. Beh, Nico non è molto alto, probabilmente. Che bello, non vedo l'ora di addobbarlo tutto, esatto. I love it. Ecco l'albero illuminato. Adesso palline time. Ecco la prima pallina ufficiale dell'albero 2022. Yay! Qua. Ragazzi, abbiamo tutte palline diverse l'una dall'altra, perché un po' arrivano da tante parti, tipo abbiamo questo Babbo Natale sulla mongolfiera che è di San Diego, questo Babbo Natale da Miami, questa dell'Ilaria, questa che l'ho comprata io l'anno scorso, speriamo che non si rompa perché ne ho appena rotta una di vetro. Ma queste sono fatte a mano da qualcuno, questa è dello zio, questa l'ha fatta la Mila. Fatta in casa con Benedetto. Fatta in casa, sì. Momento delle caramelline del calendario dell'avvento. Questa appoggiata di quella. L'ho appoggiata io. Di traverso. Non ti piace appoggiata? No. Vuoi una chicca? No. It's punta time. Dai, metti la punta. Storta, sembra la torre di Pisa. Non no, ci siamo. Alexa, stop. Perché ci sono i pinguini tattici nucleari? Non lo so. Purtroppo capitano ovunque. Come è tutta la stella cadente. Muore, sei pessima. Ci dovrebbero bannare il video dopo. L'ho questo. È caduta davvero. Eccola. Eccola. Salto della vittoria. Fammi vedere. Ciao, amori. Ciao, Amio. Benvenuti l'albero. Eccolo. Mia madre non è soddisfatta di come metto i punti luce. Cos'è che hai detto? Che i gioielli... Che questi qua sono come i gioielli per una donna. Un gioiello per la donna, dopo che si è vestita, cosa fa? Si mette il gioiello. Esatto. Questo è il gioiello dell'albero. Un diamante per sempre. Eccoci qua. Siamo per fare il secondo albero. Adesso siamo arrivati a casa della sorella di Nico. È mezzogiorno più o meno, quindi penso che pranzeremo e faremo l'alberino. Che bello. Non abbiamo terminato tutti gli addobbi in casa mia, ma ci penserà mia madre, suo lavoro preferito di Natale. Poi vi farò vedere com'è venuto alla fine.
tutta la sala addobbata. Eccoci qua con l'albero numero 2. Guardate che luci che ci sono. Pazzesche. Pazzesche. Dobbiamo ancora mettere tutte le palline, le decorazioni. Qua c'è una bella micia. E qua un buon aperitivo. Cheers. Catacombe way. Perché? Senza luce. Ah, vabbè, è atmosfera. Ecco l'effetto finale dell'albero rosa e bianco con questi bei fiorelloni e tante lucine. Cosa dici, Pippi? Approvi l'albero? Sì, dai. Poi abbiamo attaccato anche le vetrofanie, ovviamente, con un bel Merry Christmas. L'atmosfera c'è, diciamo. Direi proprio di sì. A che albero siamo, amore? Numero? 3 della giornata. Dai, sono solo le 5. Avremo anche tempo di farne un quarto, volendo. No. È molto bello. Dai, qua abbiamo anche la neve e le pigne. Comunque sono tutti alberi diversi, abbiamo fatto. Sì? Sì, c'è quello rosa di viola, il mio... Ma perché c'è rosa? Sì, c'era bianco e rosa. Cioè, le palline, poi. Ah, sì. Le lucine le abbiamo messe, tutte belle colorate. Sei soddisfatto, amore? Molto. Bene. Molto bene. Allora, cheers. Non sono stato io. Magi, ma come sei bello con il tuo festone. Una bella sciarpa natalizia. No. Sì, no. Un po' offeso. Direi che l'albero è completo. Con anche tutti questi fili di angelo. Che dichiarazioni hai da fare su questa giornata? Niente, di alberi? Puoi andare a letto e basta. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa giornata di alberi. Sono anch'io un po' cotta, devo dire la verità. Però è stato molto divertente, molto natalizio, sono molto contenta. Qua insaccata nel letto, adesso ci riposiamo un po'. Che ore sono? Le 6 meno 10. 6 meno 10, da stamattina alle 9 e mezza che facciamo degli alberi. Però dai, dà una grossa soddisfazione. Non credi? Sei soddisfatto dei nostri alberini tutti addobbati? Mm-hmm. L'anno prossimo rifaccia la stessa cosa? Solo uno. No, l'anno prossimo ne facciamo 4 invece che 3. Va bene, senza rimanere. Quindi ragazzi, io giunti alla fine di questo vlogmas, di questo primo vlogmas, vi auguro una buona giornata, un buon riposo, dopo che immagino anche voi abbiate fatto tutti i vostri alberi, e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto e niente, come al solito vi mando un bacione e ciao! Terminiamo il vlog con questa panoramica della mia sala per Natale. Allora, qua abbiamo tutte queste bellissime palline, sul lampadario, così Mais non arriva a buttarle giù. Poi abbiamo qua tutta la ghirlanda con tutte le palline appese, tutte le vetrofanie con i fiocchi di neve, il nostro grande albero, grande. Qua tutta la collezione di Babbi Natali di mia madre, con sempre ghirlande e palline. Poi la calza della Befana e queste varie chincaglierie. Sono molto soddisfatta. Evviva il Natale!